L'insufficienza venosa cronica degli arti inferiori è una condizione patologica che interessa tutti i distretti superficiali e profondi venosi degli arti inferiori, determinata da un alterato ritorno del sangue venoso dalla periferia, quindi dalle gambe, verso il centro e quindi il cuore, per cui c'è un ristagno periferico determinato da una lesione della parete dei vasi venosi. È una malattia molto diffusa, tant'è vero che il 20-50% della popolazione è interessata da insufficienza venosa cronica. Le donne in prevalenza assoluta, 3 a 1 rispetto al maschio, e ci sono varie ragioni per cui la donna è interessata maggiormente, la gravidanza, il fattore ormonale soprattutto, ma questi sono i due fattori più importanti. Devo dire che questa differenza ha una durata fino al 60esimo, 50 e 60 anni, quindi giovani adulti, dopodiché le due proporzioni si equivalgono, per cui troveremo delle patologie venose croniche a 60, a 70 anni più o meno pari tra il maschio e la femmina. Sono molteplici, c'è la parte, diciamo, obiettiva e la parte soggettiva. La parte obiettiva viene classificata secondo una classificazione internazionale acquisita ormai da tutti i chirurghi vascolari nel mondo, che si chiama CEAP, che va da 0 gradi, da 0 classe fino al sesto grado. La clinica è differente da quella che è l'obiettività istologica addirittura della insufficienza venosa cronica. I sintomi sono vari e diversi, andiamo dalla pesantezza, che è il sintomo più frequente, fino appunto all'edema o all'ulcera manifesta. Abbiamo anche il prurito, la stenia più volte, il dolore, ma l'edema è la cosa più importante. Dobbiamo assolutamente tirare fuori da questa domanda tutte le forme acute che vanno curate in modo tradizionale, secondo una terapia riconosciuta e acquisita. Nella parte invece di prevenzione, nella riabilitazione, nella parte di elezione dell'insufficienza venosa cronica, assolutamente la terapia naturale ha un suo profondo significato e una sua efficacia. Partiamo dall'idroterapia termale che ha sempre funzionato. Ci sono volumi di libri pubblicati soprattutto sull'acqua nostra, salso bromoionica di Sirmione, la solfuria in particolare, fino ad arrivare alla ginnastica vascolare, alle riabilitazioni di tipo vascolari e anche alla compressione elastica, che gioca un ruolo fondamentale nell'insufficienza venosa cronica. Hanno due azioni fondamentali molto efficaci: una è quella meccanica, dovuta alle goccioline dell'acqua, e quindi al micromassaggio cutaneo che arriva fino ai vasi superficiali, collaterali, safenici e delle angiectasie, e quindi tonifica la parete venosa, solo questa. In più c'è l'azione ormai non più discutibile dell'idrogeno solforato sul tono delle vene, perché agisce sulla parete cellulare aumentando la permeabilità, e quindi ha un'azione antiflogistica, antinfiammatoria, analgesica, addirittura modulatrice del sistema immunitario.